Luzzese per il riscatto, tre bisacce per i playoff. Allo stadio San Francesco, la squadra di Germano vuole tornare alla vittoria dopo il KO interno contro il Cutro e quello esterno sul terreno della capolista Isola Capo Rizzuto. Squalificato Stilitano e con giocatori alla ricerca della forma ottimale, la Luzzese va in campo con l'obiettivo dei 3 punti. Gara intensa e combattuta nella prima frazione di gioco, dove è il tre bisacce a prendere l'iniziativa. Al tredicesimo ci prova Maio di controbalzo e l'ala destra fa il callo alla porta, tanto che al 17° minuto la centra in pieno dopo un'azione manovrata dei giallorossi. 1-0 del Trebisacce è solita tradizione per i locali nel partire sempre in affanno. La Luzzese non si perde d'animo e al 26° pareggia con il brasiliano Monteiro. L'ottavo gol in campionato del giocatore Carioca arriva dopo un'azione confusa, ma tale da permettere al numero 9 luzzese di battere l'estremo difensore Vitale. 1-1. Tre bisacci in affanno, Luzzese in crescita. Al 32esimo Morrone non ha fortuna di testa su azione da palla inattiva. Guadagnano metri i cretensi che al 41esimo tendono il jackpot con Scarnato e ancor più. All'ultimo secondo ci provano con Gualdi di testa. La ripresa inizia con i fuochi d'artificio. Al 7° minuto manca il raddoppio il Trebisacce con Maio davanti alla porta di Gardi. Gol mancato, gol subito, secondo una vecchia tradizione del calcio. Dopo 1 minuto, infatti, Mazzei si incune in area di rigore e batte Vitale per il 2-1 della Luzzese, che fa esplodere la panchina e il crescente pubblico dello stadio San Francesco. La gara lentamente si adagia anche al freddo. Galantucci coglie un palo esterno al 17°. Poi è Monteiro che tenta un gol alla Del Piero al 22esimo dopo uno svarione difensivo dei giallorossi, che al 36esimo fanno tremare i locali con una punizione ancora di Galantucci. Luzzese dunque che torna alla vittoria, in campo risale in classifica e ritrova il sorriso dopo 2 KO consecutivi. Siamo dunque in studio. Rafael, le impressioni a caldo di questa partita, che è stata veramente una partita sofferta dalla Luzzese, che ha quel solito vizio di partire sempre con l'handicap in casa, però ha veramente un grande cuore questa squadra. Se purtroppo di nuovo è successo che siamo partiti dietro, cioè hanno segnato prima le squadre avversarie. Ormai diciamo che purtroppo è un'abitudine, però magari se riusciva, cioè, sempre così, che prendiamo il primo gol e poi vinciamo sempre le partite, Vabbè, non è che male. Però a parte lo scherzo, secondo me dobbiamo essere più concentrati in queste primi minuti per giustamente non prendere sempre questo gol che stiamo prendendo ogni partita gol. Quindi secondo me forse manca un po' di concentrazione un po' di tutti. la concentrazione poi è ritornata nel corso del match, soprattutto il gol che hai realizzato. È stata un'azione un po' confusionale, però ti sei fatto trovare al posto giusto, nel momento giusto. Sì, diciamo che ho avuto anche un po' di fortuna perché la palla rimbalzata, ha preso il difensore, l'attaccante è venuto a trovarmi, diciamo. È segnato di destro. Sì, di destra, di destra. Ecco, andiamo comunque sempre nel vivo di questo match, nel post match, anzi, con le interviste ai due tecnici e al DG Enzo Lacri. Mister, la migliore partita della Luzzese in casa, possiamo dire, una Luzzese veramente di gran carattere, soprattutto nel secondo tempo. Sì, oggi abbiamo fatto la migliore partita casalinga. I ragazzi se lo meritano perché hanno fatto una partita veramente strepitosa. E come sempre, un po' mi viene da ridere, partiamo sempre 1-0 a favore dell'avversario. Però i miei ragazzi hanno dimostrato di avere una forza incredibile, nella speranza che riusciamo nel proseguo delle altre partite a partire noi in vantaggio. Ma se le partite dovessero finire sempre così, Vabbè. preferisco che l'avversario vada sempre in vantaggio. Ecco, vedendo le formazioni ha sorpreso l'esclusione di Gagliardi, un Gagliardi che però è entrato nella ripresa e ha dato un grande contributo al centrocampo. Sì, Gagliardi è un giocatore importante per me, questa è la forza del gruppo. Oggi Gagliardi l'ho tenuto fuori, ma è stata una scelta mia tecnica, ma perché in settimana non l'avevo visto tanto bene, però ha delle doti e ha delle qualità superiori alla media. Però si è visto subito che quando è stato chiamato in campo ha dimostrato di essere un giocatore di spessore. Una Luzzese dunque che avrà altri 2 match prima di Natale, l'obiettivo è di chiudere oltre i 20 punti.
Assolutamente sì, dobbiamo sfruttare il fattore casalingo nella speranza che questa partita di oggi ci serve come spinta per poter battere pure il San Biase. Il San Biase è una grande squadra pure, e come ben sapete ogni partita ha una storia a sé, però se continuiamo a giocare con questa grinta, con questo agonismo, con questo carattere, io penso che poi alla fine riusciremo a portare a casa la vittoria. Mister Malucchi, un buon Trebisaccio nel primo tempo che si era portato in vantaggio, poi una ripresa dove forse ha subito troppo l'avanzata luzzese. Guardi, sì, effettivamente abbiamo iniziato benissimo, tant'è vero che stavamo legittimando il risultato che ci vedeva in vantaggio. Purtroppo abbiamo preso quel gol subito, diciamo, su una palla nostra, non siamo riusciti a uscire con la palla, abbiamo perso palla, da lì è nato il gol del pareggio e quindi, diciamo, si è rimessa di nuovo sugli equilibri questa partita. Secondo tempo la Luzzese ha sfruttato di nuovo purtroppo un nostro errore in uscita sempre. Ci ha castigato, quindi alla fine fondamentalmente era una partita che regnava poi sull'equilibrio e loro, andando in vantaggio, hanno potuto gestire meglio il vantaggio, magari abbassando il baricentro, chiudendoci poi degli spazi, e di conseguenza ci ha lasciato poche occasioni. In breve, un Trebisaccio che rimane comunque in zona playoff, tanti giocatori d'esperienza, tanti giovani stranieri, qualcos'altro sul mercato invernale o può bastare così? No, guardi, questo purtroppo ancora noi pensiamo a domenica prossima, che abbiamo una partita molto delicata, e quindi per il momento concentriamoci solo sul campo, anche se effettivamente noi non è il nostro obiettivo, sicuramente non è i playoff. Siamo una squadra molto giovane, oggi l'abbiamo visto, abbiamo pagato delle ingenuità a caro prezzo, quindi dobbiamo pensare il prima possibile a mettere punti in cascina per stare tranquilli e regnare sempre nella tranquillità, e il resto poi vedremo se sarà l'occasione, anche perché più che altro è l'organico che è un po' carente proprio a livello numerico, visto che erano già andati via due persone per motivi di lavoro. Inoltre oggi avevamo altri tre assenti, di cui due per infortuni e uno per una questione tecnica, quindi valuteremo insieme alla società chiaramente dopo la partita di domenica. Il DG Enzo Vacri, una luzzese che torna a vincere in casa, una luzzese che sta veramente dando motivo di orgoglio ai propri tifosi. Intanto voglio ringraziare voi di RTT per la visibilità che ci date, quindi per noi un supporto importante e non soltanto per noi, credo. Abbiamo vinto meritatamente, anche quando loro sono passati in vantaggio. E i ragazzi veramente sono da elogiare in toto. Stanno acquisendo proprio la mentalità del mister, credendo in quello che fanno fino al 90° e più. Giocatori e dirigenza dunque tutti compatti per il prossimo futuro. Certamente sì, è l'essenza di una società. Io credo che, come ho fatto i complimenti ai giocatori, tutti, al mister, ha una grande dirigenza e lui mi scuserà sicuramente. L'artefice, voglio ringraziare l'artefice principale di questo, soprattutto di questo anno, da parte sua, non soltanto di questo anno, perché lui preferisce rimanere sempre dietro le quinte, lavorando sempre, non essendo molto visivo, ed è Francesco Rendace, persona che non ama mettersi in vetrina, però è molto concreta.